sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché 1 euro batte forte sempre. One Podcast. Un'eclissi tira l'altra e quindi ci becchiamo l'8 novembre l'eclissi di luna sull'asse tra Toro e Scorpione. Occhio ai soldi investiti, alle cose che volete tenere nascoste al partner e anche al giro vita. Insomma, tenete la bocca chiusa e le mani in tasca. Io sono Jimmy e questo è l'Oroscopo Podcast della settimana dal 7 al 13 di novembre 2022. Ariete. Ti senti diplomatico e affabile come Attila, re degli Unni, che gli amici intimi chiamavano pure flagello di Dio. La delicatezza non è proprio il tuo forte, ma su di macismo e sex appeal anche dalle tempie. Ci sarà la fila per tamponarti o tampinarti. L'amore, sei carnivoro anche con la tua dolce metà. Te lo dico nell'orecchio, ma anzi, te lo dico ad alta voce, così sentono tutti. È uscito il mio nuovo libro, che si chiama L'era dell'acquario. Smettila di fare quella faccia lì. Guida pratica per capire i prossimi anni e perché potrebbero cambiarci la vita. Alla faccia! Qua mica si scherza. Ne avremo bisogno tutti, ma inizia a comperarlo tu. Gribaudo Editore. Cose da fare subito? Sesso. Devi fare sesso subito. Toro. Io lo so che tanto ti dico questa cosa e tu vai subito a consolarti con un barattolo di Nutella, perché sei il segno schifo della settimana. L'amore non è proprio nelle tue corde in nessuna forma terrena disponibile. Proprio ti stanno tutti sulle palle e soprattutto ti indispettisci per qualsiasi cosa, tanto che non riesci nemmeno ad insultarci come vorresti. Il tuo cervello è fuori uso e praticamente inutile come una cabina telefonica a gettoni. L'amore te ne tieni alla larga come da chi vuole rifilarti una sola. Te lo dico nell'orecchio. Federico Faggin è un inventore e sviluppatore tecnologico che negli anni 80 è stato trasferito da Arese a Palo Alto per lavorare nelle aziende di tecnologia della Silicon Valley, come capo proprio. Quando è andato in pensione, però, ha fondato un'organizzazione no profit dedicata allo studio scientifico della coscienza, l'unica cosa indubitabile che ancora non era riuscito a sintetizzare. Cosa da fare subito? Comprare un libro di ricette vegane. Così, per smorzare un attimo tutta questa cultura. Gemelli. Le cose semplici ti annoiano. Tu hai bisogno di adrenalina e che sia fisica o intellettuale va bene lo stesso. Anche la lista della spesa chiedi che ti venga scritta sotto forma di indovinelli e formule chimiche e senti formicolare la lingua per la voglia di chiedere e chiacchierare. Ringhi per esprimere le tue emozioni. L'amore sei così disinibito che proponi posizioni erotiche da circense. Te lo dico nell'orecchio. I grandi artisti sanno quello che fanno e sono consapevoli che probabilmente non verranno immediatamente capiti, ma anche che quello che dicono cambierà il mondo. È l'incipite del nuovo libro di Fabio Fazio con lo studioso d'arte Flavio Caroli, che si intitola Voi siete qui, discorso sull'arte intorno a noi. Come dire che anche tu potresti non essere capito, ma solo temporaneamente. Edizioni Rai Libri. Cose da fare subito? Provare un ristorante peruviano. Cancro. Tutti ti amano, Cancro. Impossibile dirti di no. E perché questo? Perché sei il segno fico della settimana. Ho scoperto, veramente me l'ha detto un tassista, che solamente i cani hanno un muscolo speciale tra le sopracciglia che serve per fare lo sguardo da cane abbandonato anche se il loro padrone sta solo andando a fare la doccia. È proprio un muscolo sviluppato per questa tattica. Ecco, credo che tu faccia eccezione nel genere umano, Cancro, e ne abbia uno uguale, perché sarà impossibile anche solo sgridarti per non aver svuotato la lavastoviglie. L'amore sei cuccioloso come un cucciolo di koala. Te lo dico nell'orecchio. Hans Custo è un matematico e suonoterapeuta svizzero che, seguendo il principio dell'ottava cosmica, ha riportato le frequenze orbitali dei pianeti nelle note musicali, quelle che noi conosciamo. Quindi, insomma, ad ogni pianeta corrisponde una nota. La tua nota in questa settimana sarà il Sol, la nota della Luna. Cose da fare subito? Fare un corso per ripararti da sola i vestiti scuciti. Leone. Ti
senti proprio a basso impatto ambientale, Leoncino, nel senso che pare che nessuno si accorga di te tutto intorno. Ma la cosa, conoscendoti, non ti piace per niente. E l'orgoglio green non ha su di te alcun appeal. Insomma, vorresti inquinare come un fuoco d'artificio, ma essere scintillante e visibile a tutti. E invece ti tocca essere la busta della spesa biodegradabile. Poverino. L'amore ti stanno tutti sulle palle, partner compreso. Te lo dico nell'orecchio. Winston Churchill amava giocare a poker e un giorno disse: punta più di quanto tu possa permetterti di perdere e imparerai il gioco. Era anche lui di un segno di fuoco, Sagittario, e non amava seguire gli step. Tu però non giocare a poker, caro Leone. Cose da fare subito? Leggere l'ultimo libro di Antonella Frontani, Quando le stelle vengono meno, per imparare ad essere gentili con tutti, che si sa mai che cosa gli sia appena successo. Garzanti Editore. Vergine. Questa sensazione di essere sempre in bilico tra il controllo assoluto e l'attacco isterico quasi quasi inizia a piacerti. Soprattutto se non fa proprio benissimo alle coronarie, in compenso sembra stia dando retta alle storiche raccomandazioni del tuo psicologo. Adesso sì che hai capito che cosa intendeva con lasciati andare. L'amore sì, ma pudicissimo. Siamo inglesi. Te lo dico nell'orecchio. Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente soddisfazione: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Non l'ho detto io, ma Kant, che è il più illuminista tra i filosofi. Nonostante si sia tenuto lontano dalla metafisica, ha capito subito quanto guerre e affini andassero evitate. È chiaro, insomma, Vergine, che tocca essere buoni. Cose da fare subito: scrivere una poesia. Magari in questo casino emotivo ti viene. Bilancia. Bilancia di alta precisione. Ti offri volontario per fare divulgazione ecologica la domenica mattina al citofono. Tanto ami il mondo e ti senti in debito persino con madre natura. Bilancia, credo che tutto questo sex appeal potresti sfruttarlo meglio. Ma sappi che con queste opere di bene stai accumulando punti karmici e hai quasi completato la scheda dei bollini come al supermercato. L'amore sbrani anche il partner come la prima fetta di panettone dell'anno. Buono! È buono, eh? A colazione! Che voglia! Te lo dico nell'orecchio. Nel manifesto del surrealismo si dice che i processi psichici che vengono attivati dai collage surrealisti, che sono successioni allucinanti di immagini contraddittorie, sono in realtà il funzionamento reale del pensiero. Prova a guardare i collage di Max Ernst in mostra a Milano a Palazzo Reale. Cose da fare subito: individuare una cattiva abitudine e darti 21 giorni per cambiarla. Scorpione. Purtroppo capisci proprio tutto al volo, anche quello che avresti serenamente voluto ignorare ancora per un po'. È la sfiga di chi ha un sesto senso come quello della pantera rosa e invidi la serena superficialità di chi ha come unico dilemma se tagliarsi la frangetta oppure no. In compenso sei così sexy che ci si appiccica a te come la cicca alla suola delle scarpe. L'amore non ti si resiste come alla vetrina con scritto saldi. Me la canto e me la suono. Te lo dico nell'orecchio. Elena Cosentino ha scritto un libro che si intitola Era una brava bambina, poi sono guarita. Guida alla sopravvivenza per donne intelligenti e incasinate, perché tu ben sai che le due cose vanno sempre a braccetto. Do it human editore. Cose da fare subito: imparare una canzone in francese. Hai bisogno di speed. Sagittario. Ti senti come una foglia ingiallita che dondola dal castagno e una musichetta malinconica di sottofondo ti ricorda che non te la stai passando proprio benissimo. Sembra che tutte le sofferenze del mondo abbiano trovato nel tuo cuoricino una cassa di risonanza e tu ti commuovi anche quando vedi la pubblicità del WWF. Adotta una foca e asciugati quelle lacrimucce. L'amore lo vivi come in un libro di Jane Austen, quando non ne va dritta una. Te lo dico nell'orecchio. Colorare è un ottimo modo per rilassarsi. Lo sai? Pensa ai monaci tibetani che costruiscono i mandala e poi li distruggono, come a dire che il fine non era la conservazione ma proprio la costruzione stessa. Per fartela facile, Enrica Mannari, che è un'illustratrice illuminata, ha fatto dei disegni motivazionali da colorare. Tribaudo Editore. Cose da fare subito: iscriverti alla newsletter di Altro Consumo. Ti voglio consapevole. Capricorno. Non sei certo uno di tante parole, Capricornone. Preferisci i fatti. Pochi ma evidenti e soprattutto
soprattutto dai quali non sia possibile tornare indietro, che le cose a metà non ti sono mai piaciute e chi cambia idea nemmeno. Con te ci sentiamo al sicuro anche se ti chiediamo un consiglio medico e tu di mestiere fai l'idraulico. Si chiama affidabilità ed è una dote innata. L'amore sei così organizzato che gli dici anche a che ora dovrebbe baciarti, te lo dico nell'orecchio. Serve della consapevolezza anche per truccarsi la mattina, ma tu lo sai benissimo. Il bello è che c'è un videocorso che ti spiega di che cosa hai bisogno quanto a beauty routine. Poi ti interroga pure, è la base proprio, e lo trovi su www.lefeltrin.com. Cose da fare subito? Scriverti frasi motivazionali sullo specchio del bagno. Acquario. Ti senti come uno che corre come un pazzo ma sul tapirulan, quindi alla fine stai fermo. Le tue energie sono così tante che sbuffano ad immaginare di dover stare ad ascoltare le strategie del cervello e i sentimenti non attaccano peggio delle ventose sulle piastrelle bagnate. Insomma, ogni tentativo di coerenza crolla come il portasapone appeso in doccia. L'amore al momento ti interessa meno dei saldi sui costumi da bagno, te lo dico nell'orecchio. Yahoo! È una parola usata dalle bambine giapponesi per salutarsi con buon umore e complicità. Yahoo! Così. Ed è anche usato sempre dai giapponesi per testare l'eco quando si sta sulle montagne. Niente, volevo solo dirtelo che so che a te le cose strane ti piacciono. Cose da fare subito? Provare i tattoo all'enne. Quindi scusa come? Yahoo! No, per testare l'eco. E quando fai yahoo e poi ho ho ho, se fa ho 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 funziona. Pesci. Sagace e persino viperetta. Il confine tra il tuo senso dell'umorismo da stand-up comedy e la voglia di vendicarti sfoderando una linguaccia tagliente è davvero sottilissimo. Questa storia di essere cattiva e soprattutto di dover far tremare il capo ogni volta che apri bocca ti eccita tantissimo. Il visino d'angelo inganna. L'amore ricomincia a funzionare soprattutto se accetta senza ribellarsi il fatto che comandi tu. Te lo dico nell'orecchio. C'è una pagina Instagram perfetta per quando ti dovessi sentire triste. Si chiama Case Pacchiane. So che ne farai buon uso. Cose da fare subito? Comprare un nuovo rossetto. Rossissimo! Per oggi abbiamo finito. Vi aspetto domenica prossima con una nuova puntata dell'Orosco Podcast della settimana. L'Orosco Podcast è scritto da me, Ginny Chiara Viola, Ginny per gli amici. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.